Pasquale Ciacciarelli, l'aula è sempre la stessa, ma stavolta da una posizione diversa. Il Consiglio lo guarda dai banchi della Giunta. Qual è l'emozione e qual è il carico di responsabilità per un assessorato anche di peso? Il carico di responsabilità è veramente molto forte nei confronti dei cittadini del Lazio e chiaramente nei confronti delle persone, dei sindaci, degli amministratori, degli imprenditori, dei cittadini che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale. Avere oltre 14.000 preferenze ha significato far rappresentare un territorio e sono molto orgoglioso che il mio partito, nella persona di Matteo Salvini, di Claudio Durigon e dei consiglieri regionali eletti, hanno puntato su di me per questo assessorato così importante, che rispecchia un po' le deleghe che ha il ministro Salvini in Consiglio dei Ministri. Quindi cercherò in questa prima fase di capire bene a che punto è le deleghe che mi hanno conferito e soprattutto cercare di far ripartire il Lazio dopo 10 anni di disastri di Zingaretti. Quindi il lavoro sarà molto, sarà un lavoro anche molto complicato e molto pesante, però le sfide ci piacciono, quindi affronteremo la rivoluzione che abbiamo in mente nel Lazio subito nei prossimi giorni. Assessore Palazzo, esordio in regione per lei con una responsabilità importante per il territorio, anche per il peso delle deleghe. Sì, intanto oggi è una giornata molto importante, anche emozionante. Oggi è la giornata dell'insediamento e abbiamo consapevolezza, prendiamo consapevolezza di quanta responsabilità portiamo sulle nostre spalle, perché il ruolo che dobbiamo affrontare sarà un ruolo comunque di grande complessità, ma l'obiettivo è quello di riportare al centro di tutto il territorio, le esigenze del territorio e in particolar modo il recupero di un dialogo con i comuni e con i sindaci.